Oltre 30 gradi già di prima mattina, più di 40 nelle ore centrali della giornata e la quarta ondata di calore di questa estate. Le città si svuotano, le spiagge si riempiono, tutti cercano refrigerio con un bagno al mare. Qui siamo a Siracusa, questo è il solarium dello sbarcadero Santa Lucia. L'unica soluzione per sopportare un po' di caldo come oggi, 43 gradi circa. Lei ha appena fatto un bagno al mare? Sì, perché c'è caldissimo. Comunque bisogna bagnarsi spesso, mettere il cappellino perché è importantissimo e poi bere molto. Con questo caldo si preferisce il mare, però io lo preferisco sempre, quindi non faccio testo. Sicilia e centro-sud, le aree più colpite dal caldo che arriva dal Sahara, un anticiclone che sta portando correnti di aria calda in gran parte del paese. Meno male che abbiamo queste pedane qua in città che ci consentono anche nei momenti liberi di venire a fare un tuffo. Nonostante il caldo, lei è qui a prendere il sole. Esattamente, io amo l'estate, starei qua tutta la giornata anche con 42 gradi sotto il sole. Ha fatto un bagno? Da stamattina alle 8 che sono qui a fare bagni. Sono la classica siciliana. Col caldo non si può resistere e quindi ci tuffiamo a mare. Si va nelle ore meno calde e ci si mette comunque la crema, la protezione e il cappello. E gli esperti raccomandano una dieta ricca di liquidi. Bere molta acqua è importantissimo per evitare i fenomeni di disidratazione. Mangiare molta frutta, mangiare molte fibre e ridurre la quantità di grassi nella alimentazione. Vivere durante le ore della giornata in ambiente ventilato o condizionato, ma condizionato a temperature però adeguate, 26-27 gradi, evitando le temperature molto basse che possono peggiorare una patologia di polso articolare. Nei prossimi giorni le temperature dovrebbero mantenersi ancora attorno ai 40 gradi, anche se già dalla metà della prossima settimana potrebbe esserci un leggero calo.